Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente inizio un progetto interessante che avevo in mente da parecchio tempo, ovvero la trasformazione totale dei fari full LED. Non l'avevo ancora mai fatto in quanto avevo la posizione, le frecce, eccetera, a LED e anche di scarsa qualità, quindi oggi andrò a provvedere a questo fatto. Ho qui, come potete vedere, altri Angel Eyes, sempre cotton da 70 mm, soltanto che una novità, come potete vedere, ho anche il telecomando in quanto sono RGB e andrò a fare questo upgrade abbastanza interessante sulla Mito. Qui ho il kit da 17.000 lumen di Xenon per tutti, dedicato alla Mito, con tanto di centraline con marchio Alfa Romeo Mito, Hypercambus 17.000 lumen. Ovviamente nel kit vengono forniti anche gli adattatori. Ok ragazzi, ho introdotto a grandi linee il progetto, quindi che dire, continuo con il montaggio degli Angel Eyes RGB, intro e buona visione. Cominciamo quindi con il montaggio degli Angel Eyes. In realtà già avete visto tempo fa come vanno montati, come ho usato fare precedentemente. Ho rimosso questi tre gancetti che nel faro della Mito non servono, quindi diciamo danno solo fastidio esteticamente, di conseguenza li ho tolti con una forbice comunque che tagli bene. Una volta fatto ciò, possiamo posizionare l'Angel Eyes sulla nostra plastica del faro, non so come chiamare questa parte dove stanno le parabole, ecco. E lo posizionate bene vedete un po' i fili dove metterli. Io ho preferito metterli in questa maniera. Mi sono preso tutte le misure con il faro, ovviamente. Una volta allineato, posizionato, visto che ho orientato in maniera corretta, possiamo procedere con l'incollaggio dello stesso. Ho utilizzato una colla epossidrica o colla bicomponente, chiamatela come vi pare. L'ho acquistata in un brigo, ma potete acquistarla in qualsiasi store online o ferramenta, eccetera, eccetera. Della Biostic, mi sembra, non mi ricordo. Comunque la uso spesso, è molto buona. Inoltre ti danno con l'astuccetto, ti danno questo cappuccio a siringa, molto, per fare lavori molto precisi e va molto bene. Occhio ragazzi, prima di utilizzare il tappo alla siringa, fate uscire un po' di colla da entrambe le parti così vedete che si mischia effettivamente. Se no va a finire che magari vi esce soltanto un tipo di colla senza il catalizzatore, quindi non si incolla principalmente. Fatto questo piccolo controllo, potete iniziare a incollare l'Angel Eyes. È una procedura abbastanza facile e veloce. Inoltre questa colla si rapprende, si indurisce veramente in poco tempo, circa 5 minuti. Bene ragazzi, siamo giunti al momento di test degli Angel Eyes in quanto si sono incollati, veramente dopo 5 minuti hanno fatto presa, scusate il buio ma voglio far vedere bene il funzionamento degli Angel, se funzionano. Io direi di partire con un bel on, questo è il telecomandino. Partono. Wow, che spettacolo. Mamma mia, raga, sono stupendi, cioè. Io già li avevo montati, ce l'ho sui fari che ho montato attualmente sulla macchina e questi devo dire che sono di una qualità veramente più elevata, assurdo. Assurdo, assurdo. Mettiamo un bianco. Che spettacolo, raga, dal vivo è un bianco veramente spettacolare. È così soffice questo colore, mi piace veramente tanto. Però l'effetto non sarà mai uguale a come è dal vivo, raga, io ve lo dico. Lasciamo il telecomandino acceso. Attualmente sono collegati a un alimentatore proprio preso a terra. Ho fatto un cablaggio per testarli per vedere il corretto funzionamento. Funzionano entrambi, quindi adesso procederò con un altro step. Questi andranno collegati
al 21 watt della lampadina, sto ancora cercando di capire come fare tutti i cablaggi. Continuiamo quindi con il montaggio degli Angelis del nostro faro. Praticamente qui ho fatto un intaglio dentro questa guarnizione che va a impermeabilizzare il tappo forato degli anabbaglianti. In questo praticamente tappino ci faccio entrare il cavo che collega l'Angelis alla centralina RGB degli Angel. E fatto ciò, siamo pronti con il cablaggio per l'alimentazione degli Angelis. Io mi sono portato fuori dal faro due cavi, un cavo che prende corrente dal 21 watt e ho utilizzato un cavo rosso perché comunque è il cavo dell'alimentazione, cavo che dà corrente. Ho utilizzato dei rubacorrente molto, molto spartani proprio per questioni di praticità e velocità del montaggio. Ci ho messo veramente 5 minuti, molto, molto utili. Non serve tanto qui da spiegare, penso che tutti sappiate come si collegano dei rubacorrente, è abbastanza semplice e comunque lo vedete veramente. Easy. Ovviamente questo va fatto anche con il cavo della massa, perché praticamente dalla centralina RGB escono due cavi, un positivo e un negativo. Per il negativo io ho utilizzato ovviamente un cavo nero che ho collegato al negativo della T20, della luce diurna. Ovviamente io qui ho un faro depo, quindi non vi ritroverete con i cavi se avete i fari di un'altra marca. Quindi dovrete trovarvi da soli qual è il 21 watt e qual è il negativo, ma approssimativamente le posizioni sono sempre quelle. Ok ragazzi, siamo giunti quindi al termine del video del montaggio degli Angelis, ho rimontato tutto, sono venuti veramente bene e volevo un po' illustrarvi come ho collegato tutto alla fine, purtroppo non potevo fare una registrazione mentre montavo tutto perché ci ho messo veramente tanto tempo e problemi per capire come montare, come cosa montarlo. Cose del genere, quindi ve lo illustro adesso che è tutto montato. Allora, come prima cosa ho montato il faro di sinistra che è quello dove ho collegato la centralina degli Angelis che si trova qui sotto. Quindi, prima ho collegato il faro lato conducente. Come potete vedere, dal tappo fuori escono tutti i cavi degli Angelis e un cavo fa tutto il giro qui sotto a dove qui dietro la vaschetta praticamente, non so se si vede il cavo, eccolo. Fa tutto questo giro, sale proprio qui, l'ho legato con una fascetta proprio sulla plastica che regge poi il radiatore. Come vedete scende. L'ho fissato praticamente sempre con le fascette, poi l'ho fissato su questo tubo, questo qui in fondo. Dopodiché risale e entra dentro il tappo, ok? Molto semplice, fa questo giretto, nulla di complicato, visibile, riparato dal calore e tutto. Mentre i cavi della centralina, come potete vedere, li ho fascettati lungo il cavo del filo dell'apertura del cofano. L'ho fatto passare sotto la spugna, il tampone dell'acqua, è tutto impermeabile. Fatti passare praticamente dalla parte della plastica del tergicristallo, quindi sono protetti da acqua e cose intemperie varie. Qui sotto al montante che regge il passaruota, ho collegato la centralina degli RGB. Questo è tutto il... ve lo faccio vedere meglio. Questo praticamente è tutto il filo che è avanzato, purtroppo ne è avanzato tanto, e con lo spinotto che ho creato impermeabile. E questo lo nascondo appunto
qui sotto, poi lo fascetto su questo tubo, lo fascetto dopo, prima mi sono scordato, e così sta fermo. Quindi ragazzi, questo è l'impianto degli Angel Ace e vediamo se funziona. Ragazzi, in questo momento sono spenti, non mi resta altro che accenderli. Tac! Perfetto, sono veramente belli, mi piacciono. Veramente top. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto che funziona tutto. Scusate se mi vedete con sto coso, ma è il mio nuovo microfono esterno, per il momento lo utilizzo così. E, quindi niente, avete visto che ho montato tutto, funziona tutto, avete visto tutto il cablaggio della macchina per quanto riguarda gli Angel Ace. Vi lascio in descrizione il link di acquisto per questo tipo di Angel Ace. E inoltre non esitate a contattarmi per il codice sconto da utilizzare su Xenon per tutti per qualsiasi tipo di lampadina. Prima rivolgetevi a me su Instagram, Facebook o per email. Quindi, che altro dire, ragazzi? Ringrazio ancora Xenon per tutti per gli Angel Ace, e quindi vi lascio anche il link di ovviamente della pagina Instagram di Xenon per tutti e del loro sito web. Quindi ragazzi, il video può concludersi qui, continuerò avanti con il montaggio degli anabbaglianti e le prove, le varie prove, poi vedrete tutto nei prossimi video. Non esitate a commentare, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi soprattutto alla mia pagina Instagram, MitchTuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.